Roma, sì? Che dà una piccola sompensione. Beh, così. Piccola cosa si intende? Qualche milione? Ma quale milione? Ma quale milione? Allora, qualche biglietto da 100.000? Quello che può, perché pure lei purtroppo è legata alla provincia, alla regione, e non può soddisfare le esigenze delle piccole prologhe. Quindi sono 400.000, 500.000, 700.000, all'anno, quindi all'anno. Una miseria, certo. Quando benissimo sappiamo che nella provincia di Roma ci sono prologhe che hanno milioni così, come se fosse... Da chi? Sempre attraverso la regione o attraverso l'EPT, ora i canali preposti, non lo so quali sono. Anche noi dobbiamo trovare un canale che ci possa perlomeno potenziare la corsa del Bigonzo, chiamata, no? Sì. Con quei costumi fatti 20 anni fa che ancora ci troviamo davanti. Grazie poi alla collaborazione gratuita di tante ragazze, sarte, che spagnotte. Ah, le donne di canale vi hanno costruito questi bellissimi. Beh, sì, una parte, hanno collaborato. Certo, bene, è importante questo. È l'importante, anche se non ce l'hanno, non so, chiamiamoli volgarmente quadrini, che ce l'assero la materia prima. Dice lei, certo. Ma no, non fiori opere di bene, ho capito. Quindi il primo problema sono i soldi, è finanziario. Sì. Poi diceva, il secondo è un problema di collaborazione. Di collaborazione, anzi, devo dire, proprio riprendendo il discorso che stavo facendo, che forse quel periodo di sospensione in cui è stato sotto commissario l'Aprologo, praticamente è servito a risvegliare un attimino di interesse da parte della popolazione. A noi quest'anno, noi siamo entrati praticamente a luglio, agli inizi di luglio, ci siamo trovati subito col gravoso compito di organizzare il Palio delle Contrade che c'era a fine d'agosto. E devo dire che ho trovato quest'anno, spero che non sia una cosa, una buona collaborazione da parte delle contrade. Che forse hanno avuto paura di non poter più realizzare questa iniziativa. Ma non lo so, o è stato per quel motivo, o per altro. Comunque hanno collaborato. Fatto sta che hanno collaborato e insomma diciamo che la presentazione è stata buona. Bene. Però per esperienza uno, come dice, una volta che si è scottato il fuoco, ha paura anche dell'acqua calda, e così speriamo che nel futuro continui a collaborare, perché effettivamente tirare avanti da soli, perché poi tra l'altro tutti quanti noi abbiamo famiglia e il resto, per cui la prologo diventa una cosa in più, è tutto il tempo, se sei in tanti si fanno tante cose, se sei in pochi si fanno poche cose e si fanno pure male. Certo, quindi questi sono i due più grossi problemi, una questione finanziaria e una questione di collaborazione. E basta, cioè per il resto tutto potrebbe andare bene se si superassero questi due scogli. Sicuramente. Ecco, senta signor Evangelista, che cosa vorrebbe fare, oltre le due iniziative a cui abbiamo accennato prima, o di che cosa avrebbe bisogno la Proloco, indipendentemente da quattrini, da collaborazione? C'è un desiderio che vorreste realizzare? Ci sono delle necessità a cui chiedete risposta? Le necessità, ritorniamo sempre al discorso della partecipazione degli organi preposti. Ah, ecco, lei dice oltre alla collaborazione della gente, la partecipazione degli organi preposti, cioè? Dal Ministero del Turismo alla Regione Lazio, alla Provincia, all'EPT e al Comune, anche al Comune. Lei non è soddisfatto del comune? Non ho detto questo, la partecipazione più. Ecco, lei vorrebbe una compartecipazione a tutti i livelli. A tutti i livelli? A sì. Tutti i livelli. Anche se c'è da creare un seminario, si crea. Cosa intende con questo? Creare un seminario significa parlare dello sviluppo turistico e folcloristico, cioè nell'ambito del paese. Intorno, a un tavolo per vedere quello che si certo. può fare. Per dare una certa Mario d'aiuto, allora ascolta una certa ufficialità a tutte queste cose. Facciamo questa tavola rotonda in cui tutti intorno a questo tavolo, ripeto, rotondo, per far comprendere la parità di tutti quelli che si troveranno a parlare, per cercare di fare del vostro paese, che già mi sembra sia su una strada ottimale,
fare in questo paese qualche cosa di ancora più bello, di più interessante, che attiri più l'attenzione della gente. Noi recentemente, io sono stata lì al castello quando la rivista militare ha presentato queste due bellissime pubblicazioni su Canale, sia su Canale 3000 anni di storia, sia sul parco. È la vostra una realtà che promette molto, quindi incentivare e dare forza a queste strutture collaterali che sono veramente dotate di entusiasmo, di volontà e di capacità, come credo sia stato evidente e sia evidente, non può che tornare a beneficio di tutto il paese di Canale Monterano. Se nell'antichità ha avuto un suo grosso significato, può averlo anche per l'avvenire. Quindi diciamo che stiamo facendo un invito pubblico a Mario, che comunque è così disponibile, penso che sarà più che facile poterlo realizzare. Quindi una collaborazione, diceva lei, anche dagli organi preposti. E, avete una buona sede, avete spazi, vi manca nulla per poter lavorare? Ci abbiamo quasi tutto, sinceramente. Bene. Abbiamo una buona sede, abbiamo un magazzino per tenere i costumi e ci abbiamo un magazzino per tenere il materiale, però il problema più grosso è questo, perché il magazzino dove teniamo il materiale adesso dovranno risistemare perché stanno facendo dei lavori, e qui trovare un magazzino per poter mettere tutta roba che abbiamo è complicato, perché si parla di canne di 6 metri di lunghezza, palanche, pali, porta scudi, è un po' problematico. Speriamo di poter continuare a usufruire quello che abbiamo anche in seguito, però prima o poi ci si creerà questo problema. Ecco, quindi questa è una cosa da cominciare a tenere presente per non trovarvi sprovveduti all'improvviso. Infatti. Ecco, mi hanno fatto segno dalla giuria che già è passata la mezz'ora che dovevamo dedicare alla Proloco di Canale Monterano, e sinceramente me ne dispiace, perché trovo queste due persone estremamente interessanti, anche ciò che loro fanno sul territorio. E io chiederò loro di rivederli magari tra un po' di tempo per sentire se c'è stata questa riunione con l'amministrazione comunale per poter organizzare insieme queste stupende iniziative, e anche per tenere informata la gente di Canale su ciò che viene fatto, su ciò che non può essere fatto e perché. Perché secondo me l'informazione ha un suo preciso significato. A volte tante illazioni e tante difficoltà nei rapporti tra uno e l'altro dipendono proprio dalla disinformazione. Io vorrei far concludere a voi l'incontro. Lei che cosa direbbe ai canalesi? Ecco, che cosa vuol dire ai canalesi? Creare un motto. Quale? Folklore e turismo. Che significa poi benessere per la cittadina, certamente. E lei? Io posso dire questo. Forse rispetto a tanti comuni siamo partiti in ritardo, però stiamo crescendo adesso. E potrebbe essere una fortuna, perché ci avremo modo di evitare sbagli fatti da altri. Per cui cerchiamo di crescere bene. Cioè lei dice, le esperienze negative sono comunque utili, certo, per crescere meglio. E certo, questo vale per la vita, vale anche per attività come quelle di una Proloco. Cari amici, un'altra intervista del giovedì, altre persone simpatiche, estremamente attive, innamorate evidentemente del loro paese. Ci vediamo la prossima settimana come sempre. Un caro saluto, buonasera.